Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video, c'ho un sorriso a 32 denti perché ieri sono stata da Primark e sono felicissima. Sapete quanto mi piace Primark e sono felice di registrare questo video, uno perché leva roba dai buste e non vedo l'ora, e due perché so che i video haul di Primark mi piacciono un sacco. Infatti da quando ieri ho messo la stories su Instagram avrò ricevuto sì o no 2000 direct. Mia, fai il video, sbrigati, corri, eccomi qua, c'ho un mega bustone bianco che fra un po' mi casca tutto di sotto e poi c'ho qualche bustarella qua. Allora, questo è il regalo che ho fatto alla mia amica Giulia, che fra poco è il compleanno, quindi quando vado glielo porto. Non vi faccio vedere tutto il regalo, vi faccio vedere solo la busta. Invece di fare una busta di carta che poi uno butta, no? Cestina. Io ho preso questa qua che ho scritto Happy Birthday con i palloncini glitterati e la coroncina glitterata che sta su Birthday. Vabbè, magari ci si può conservare qualcosa, se uno va in palestra, se porta... Non lo so, vabbè, può essere, insomma, riutilizzabile. Dentro c'è il regalo, quindi non vedo l'ora di darglielo. E questo non ve lo faccio vedere. Poi, non vi faccio vedere manco la protezione per lo schermo che io ho preso a mia madre. Vi metto magari la foto, ma è una classicissima protezione vetrino per lo schermo del 6 Plus che ha ereditato da me. E niente, iniziamo. Inizierei con le bustine piccole e vi dico pure quanto ho speso. Ho speso 245,10 euro. Guardate lo scontrino. Allora, ci sono state volte in cui io ho speso di più, però vi dico che la roba che ho preso, nonostante ho speso di meno delle altre volte, è tantissima e mi sembra come se, cioè, se avessi una bustona, non lo so, da 600 euro, per farvi capire, no? E quindi niente, iniziamo, mettetevi comodi, armatevi di tè, di tisana, di Coca-Cola, di frullato, di gelato, di quello che vi pare. Allora, nella prima busta c'ho sta candela bellissima di Stitch. Cioè, guardate quanto è bella. Profuma un sacco, l'ho pagata 6 euro. C'ha doppia punta, è citronella e cocco. Allora, qua voglio farvi un quesito, voglio farvi una domanda. A voi vi piace l'odore della citronella, sì o no? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, tipo mia madre odia la citronella. A me non mi dispiace come odore. Vi parto dal presupposto che qua dentro non si sente solo il cocco, però in generale non mi dispiace, quindi volevo sapere se all'altri pure gli dava fastidio come a mia madre o vi piace come a me. Quindi siete team Maria, che sarebbe mia madre, o team mia? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Buona, buona, buona. E poi è carinissima proprio la scatola. Sono le 23. E poi è carinissima proprio la scatoletta, raga. Mi piace un sacco. Quindi, quella. Poi ho comprato una palette e l'ho presa per il packaging, raga. Mi piaceva tantissimo. Pure questa pagata 6 euro. Non so se so buoni l'ombretti, però mi piaceva. Ho detto, sa che c'è, me la rischio. E i colori sono questi qua. Scusate se riflette, ma c'è la plastichina. Poi ho preso questa, cioè, non mi sono armata de forbice, regà, male. Allora, l'ho pagata 10 euro, è la palette de Jasmine. Il packaging è bellissimo, tutto blu, con tutte ste lune un po', non so, un po' mandala, se può dire. O mandala, come dicono tutti. E la palette è questa qua, adesso ve la apro, fatta così latta, e questi sono i colori. Guardate che bella, cioè, è bellissima. Vabbè, io so che la qualità dei Primark per gli ombretti non è il top, però diciamo le prendo un po' per collezione, come ho preso anche questa qua di Ursula, che stava in saldo da 10 euro a 6 euro, quindi c'aveva il 40, l'ho presa un po' per collezione, per collezionismo, no? Perché comunque c'ho questa di Aladdin, c'ho questa qua di Ursula e c'ho pure quella di Alice. Vi ricordate lo scorso video haul? C'ho pure quella là. Allora, provo ad aprirla così vediamo. Ah, vedete, c'è pure il coso, la nappina. Mamma mia, sta carta l'odio, ti si appiccica le mani. Aspettate, è tutta viola, c'ha la nappina qua, guardate che carina. Vedete, fate così e c'ha la nappina. E la palette, né niente di che, è questa qua. Packaging in cartoncino, però vabbè.
me incollo tutto. Poi ho preso questa spazzolina de Minou, cioè guardate quanto è bella. Io amo un sacco la fantasia a righe bianche e rosa, mi ricorda molto Victoria's Secret. C'ha il fiocchettino in rilievo, vedete? E l'ho pagata 3,50 euro. Poi ho preso quest'acqua profumata alla vaniglia, si chiama Wild Azalea, 3,50 euro. Allora, non so se azalea profuma di qualcosa, però profumava di vaniglia, infatti madre si è presa. E poi mi sono presa a 1,50 euro dei patch per qua sotto. Non so, 15 trattamenti con aloe, made in Corea e vitamina E, bla bla bla. Vabbè, prima bustina andata. Seconda bustina, ci sono dei leggings per mia madre. Eccoli qua, classicissimi leggings neri pagati 3,50 euro. Glieli poggio là. Poi, cioè raga, questa io l'avevo vista su Instagram alla pagina proprio di Primark, cioè mi ero innamorata. Guardate la spazzola di Jasmine, anche qua la nappina. Questa l'ho pagata 4 euro, è bellissima raga, vi giuro. Non so, non si commenta, cioè io felicissima quando ho vista io così. Tu torni a casa con me. Io così a cuore, no va bene, ce la faccio. Poi ho preso questa crema corpo alco gommero pagata 3 euro, che cocomero, che andrà c'era pure disegnato, ma vabbè, che andrà ad aggiungersi alle altre creme corpo che ho, che insomma, se avete visto l'ultimo video, il video prima di questo, se non l'avete visto dovete andare a vederlo, è il video del tour del mio bagno, dove c'ho un contenitore dove dove tengo tutte le mie creme corpo. Vabbè raga, so pessima. Poi ho preso, no, me ne sono accorta adesso. Allora, ho preso dei cotton fioc, non per le orecchie. Allora, non so quanti so, 80 cotton fioc a 1 euro. Li ho presi questi a punta perché ci volevo pulire l'Aikos, ma mi rendo conto che, cioè, non ho la più pallida idea di come si usa e a che serve. Sotto non so più a punta, sono fatti così, pare una racchetta. Cioè, se qualcuno sa come si usano, ha la più pallida idea di come si usa sta racchetta, me lo faccio sapere, perché ve giuro sono sconvolta, ne avevo visti. Vabbè, traumi in diretta. Poi ho preso un'altra canottiera di quelle lunghe, tutte nere, della linea Basic, pagata 4 euro, che avevo preso a Barcellona. Ho preso una matitina labbra nude, 1,50 euro, e delle lucette, queste qua fatte così, pagate 2 euro, da appendere insomma qua dietro nello sfondo, non so, secondo me faceva figo. Poi passiamo al pezzo forte. E si vede anche da qua. Ho preso i beauty de Barbie. Allora, ne ho presi due uguali perché ho detto vabbè, uno de scorta ci sta sempre, metti che me si rompe. Questi qua li ho pagati 6 euro, questi piccoli. Cioè, raga, sono troppo miei, cioè, dovevano essere miei a tutti i costi. E questo grosso, che sicuramente mi porterò in qualche viaggio, pagato 8 euro. Cioè, pure questo è fighissimo, cioè, è proprio il beauty. Qua ci puoi mettere tutto, perché c'entra tutto. Perlomeno tutto quello che ti porteresti in viaggio. Quindi, altra bustina fatta fuori, passiamo al mega bustone, che c'ha anche una carta da regalo che stava spaccando tutte le luci qua davanti. Allora, è una carta blu olografica che c'ha disegnati i flaminghi e gli unicorni, però fatti a gonfiabile per la piscina, cioè quelli che vanno insomma l'estate, cioè era carinissima. So, 5 metri pagata 2 euro, quindi io non vedo l'ora di incartare i regalini per usare questa. Poi altri leggings di mia madre in taglie diverse, perché noi andava di provarli, ho detto ma per 3,50 euro piate un po' di taglie e vedi poi quale te stanno, al massimo io usi come pigiama se te stanno larghi, sempre 3,50 euro. E ce ne dovrebbe essere un altro paio che non so dov'è.
aspettate, cerco, eccolo, ve lo tiro fuori subito, così poi quasi tutto il resto è mio. Mi sono presa le ciabattine pelusciose. Dovete sapere che di questo modello di ciabatte dentro casa ce ne ho almeno 10. Non lo so che cazzo ci devo fare, però mi piace, mi piacciono soprattutto queste rosa, perché io lo smalto sui piedi lo metto sempre rosa baby. Quindi, cioè, non poteva non tornare a casa con me, ovviamente. Io ho sta frangia che mi schiaccia la cia finta, che mi chiude l'occhio e me lo fa più piccolo. Allora, queste pagate 6 euro. Poi, sempre di mia madre, questa, che poi, cioè, ovviamente me la prenderò anch'io, è la vestaglietta per dormire con gli avvocati. Avvocato? Io dico che avvocato, mia madre e vestaglie che avvocato, e niente, è tutta grigia, guardate che carini, cioè, non sono cicci gli avvocatini, hashtag avvocato, pagata 6 euro. Poi, il telo mare di Barbie, poteva non tornare a casa con me il telo mare di Barbie? No! Tant'è che mia ne ha presi ben due, nel caso uno si rovina, oppure con uno se lo porta solo al mare e uno ci si fa la doccia. Non lo so, raga, li volevo troppo. Non avendo Primark qua vicino, mi pia troppo a male, perché dico, oddio, se vedo una cosa poi la rompo, la rovino, piamone due. E venivano 10 euro l'uno, cioè, guardate quanto è carino, mi vedo solo io, mi vedo durata andare in vacanza, ma quest'anno le vacanze, non lo so, non lo so. Fra un po' dei giorni capirete il perché, se me su, su, oggi niente, già faccio a parlare io. Insomma, se mi seguite su Instagram già sapete che vedevo di una cosa, perché ve l'ho accennato, manca poco, a breve vi dirò tutto, sono un po' emozionata e niente, da là capirete perché non mi posso fare le vacanze probabilmente. Vabbè, c'ho sto pennellino pagato 1,50 euro, è da ombretto sia di qua che di qua, solo che qua c'è la taglia più grande, qua c'è il pennellino insomma più piccolo. La taglia più grande, vabbè, avete capito. Poi ho preso una spugnetta a cocomero, cioè questa sarebbe carina pure per qualche fada. Ehi, vuoi un'anguria? Pagata 1,50 euro. Poi ho preso a mia sorella Debora il cuscino di Alice, guardate quanto è bello, era carinissimo, 6 euro. Poi mi sono presa il pezzo top, cioè il pezzo top che vince su tutto, il pigiama di Barbie. Cioè, io non vedo l'ora se state fammi la foto, io tipo tutta sudata che grondo, ma farò finta tipo di sta figa, di sta bene, metto al sole e vi faccio la foto. Immaginate quando uscirà questa foto su Instagram e voi direte, oh mio Dio, lei è sempre al top, e ci sarà tipo qualche amica mia che mi sventola perché sarò a far trasudo, e io uscirò fighissime glamour. Vabbè, non mi vado a piallo per viper prezzo. Allora, questo 4 euro che cos'è? Ah, un'altra camicia lunga, se Xiaomi. Questo video è un epic fail. Un'altra canottiera lunga, però con le bretelle, quelle più spesse. Poi, questa che è? Che è? Che è? Una maglietta a maniche corte, pagata 3,50 euro, classica nera. I calzini di Barbie. Cioè, raga, io ve lo giuro, quando era arrivata in cassa, che c'era una fila che non ve dico, ho detto, mia sei una cogliona, te ne potevi più a Dubai. Fine. Passo e chiudo. I calzini di Barbie. Cioè, quando li ritroverò più io? Quando? Me lo dovete dire quando? Mai più, mai più. I calzini. Allora, sapete che io odio Topolino. Cioè, mi sta sul cazzo. Proprio. Sta proprio sul cazzo. Pure Minnie. Non mi piace proprio. Forse tollero un po' Paperina. Però. Però questi mi piacevano, non lo so, perché erano colorati, mi mettevano allegria. Sono i garzini che ha la testa di Topolino, no? E sapete il mio amore per i garzini tutti strani. Questi li ho pagati 3,50 euro. Poi ho preso un altro pennellino d'eyeliner,
Che c'ha la parte d'eyeliner qua e qua la parte tipo dello scoglio del mascara che voi potete sistemare sopracciglia. L'ho pagato 1,50 euro. Questo l'avevo già preso a Barcellona e ve l'ho straconsigliato nel video dove mi trucco con tutti i trucchi di Primark perché è qualcosa di meraviglioso. Hashtag a meraviglioso. No, meraviglioso, meraviglioso. Quindi se capitate da Primark provatelo e pensatemi. Mi rode il naso, sto bacio, sto botte. Penso più botte che baci. Poi ho preso le salviette struccanti che avevo preso a Barcellona. E avevo pure detto chissà come so, di qua e di là. Una ragazza mi ha detto no, mia, usale per pulire qualcos'altro, il tavolo, la qualsiasi cosa perché bruciano gli occhi. Personalmente mi sono trovata bene, tant'è che ho deciso di riprenderle. E due pacchi pagati 1,50 euro, quindi 1,50 euro a coppia. Poi ho preso, cioè proprio perché stiamo in tema. Allora, ho preso queste ciabattine che le mie di quest'anno le ho buttate perché, raga, le avevo sganganate proprio, cioè erano proprio da buttare. E quindi ho detto, oh, guarda, ci stanno le ciabattine. Vabbè, prendo quando ci arrivato, insomma. Quando arriva inverno, poi ho visto che stavano a 2 euro anziché 5, ho detto vabbè, approfittiamone adesso, le ho prese. L'anno scorso ce l'avevo grigio, quest'anno l'ho prese rosa. Ho preso un paio di chia finte da 3 euro pagate 1,50 euro dei Trilli. Io ne posso mettere chia finte perché sono diventata allergica a colla, al lattice e tutto quanto. Ho comprato la colla anallergica, sono allergica pure a quella. Però se proprio mi dovesse capitare un evento più unico che raro, dici, ma rischio. Le ho prese. Vabbè, insomma, se mi capita di truccare qualche amica mia, gli do e basta, ecco. Poi a Naomi, amica mia, io ho preso sta spazzola con l'unicorno, che Naomi è uguale a me, ci piacciono le stesse cose, impazziamo per le stesse cose, ci piace il glitter, le rose e tutto quanto. Pagata 4 euro, lei non lo sa che io ho preso, non vedo l'ora di tagliela. Se mai guarderai sto video, mo te voglio tanto bene. Sapete, io ho detto perché non sono molto espansiva con amiche mie, cioè in realtà non sono una persona espansiva, però insomma. Non vuol dire che io non provi i sentimenti. Poi ho preso st'acqua profumata glitter, body glitter de Aladdin Costa Jasmine, 4,50 euro, profumava un botto. Se vede niente, però è fatta così. Cioè a maggio, oh cavolo, siamo già a maggio. A giorni uscirà il film al cinema e io non vedo l'ora, starò lì in prima fila. In prima fila per far biglietto, perché sennò voglio l'ultima mentre vedo lo spettacolo. Voi dove mettete di solito? Io devo essere l'ultima, possibilmente laterale, perché non voglio sentire voci di persone, perché mi devo concentrare sul film, gente che ride. Una volta stavo al cinema, raga, hanno tirato i popcorn, cioè è stato proprio un trionfo dei popcorn che hanno fatto così. Psh, io sì, non si spreca il cibo. E quindi metto alto laterale, però c'è cioè, chi gli piace proprio sta centrato, chi gli piace sta tipo alle prime file, voi dove mettete di solito? Poi un'altra canottiera classica nera, ragazzi, no, bizzeffe, pagata mi pare 3 euro, 4 euro, vabbè. Poi pinzette leopardate oro, 2 euro. Qua chiedo aiuto a voi, ci sta la pinzetta, vabbè. La punta storta come la uso io. Poi c'è sta tipo la punta dritta come la usa mia madre. Ma qua c'è sta punta storta e punta a punta. A cosa serve la punta a punta? Cioè qualcuno mi deve spiegare perché io non lo so proprio. Cioè non lo so. Non lo so. Poi ho preso un paio di carzini. Un paio, un pacco di carzini da 3 con scritto Disney. Non so, faceva figo. Ehi, ciao, c'ho il piedino Disney. Pagati 4 euro, che so, quelli a fantasmino. Una candela per mia madre. Clean Cotton, che questa io ho detto io da pialla. C'è scritto White, Lilac e Amber. Però se voi andate a sniffare, sa tipo dell'ammorbidente, capito? Quando lavate i panni. Soprattutto i panni di ragazzini. Buona, mi è piaciuta, ci piace. Poi, altre candele. 2,33 euro. Vintage Blossom Lily e Honeysuckle. Pure queste sono buone, già le avevamo prese. E l'ultima candela, penso che sono finite le candele di mia madre. Questa qua, Armango, che io avevo preso pure a Barcellona. Mango e citronella. Pure qua, citronella non si sente, raga, veramente buona. 5 euro.
Buona, buona, buona. Sa tutto de mango. Poi continuiamo con le mie cianfrusaglie. Ho preso questo piccolo borsellino, pagato 3 euro. Ci stava una mega pochettona con a stella marina, con chiglietta, insomma, con i pescioletti, no? E c'aveva, vedete, questo è olografico rosa, c'aveva proprio il pezzo dei manici, tutto olografico rosa. Era una pochette che sicuramente, usata da me, che l'avrei caricata, non si sarebbe chiuso lo strappo, perché era fatta tipo così, un pezzo qua, un altro pezzo uguale qua, e si chiudeva così con lo strappo e c'aveva il manico. Ho detto, ottimizziamo i prezzi, ottimizziamo la spesa. Visto che la compravo perché era olografica e mi piacevano i pescetti, ho preso questa più piccola. Ho detto, vabbè, ce l'ho comunque, risparmio e la uso, perché quella non l'avrei usata, perché raga, vi giuro, io non c'ho mezze misure, carico a roba e poi non mi si chiudono le cose, rompo le zip e via dicendo. Poi altre salviette come quelle di prima, che sono arcetriolo, sempre 1,50 euro. Spugnettine, non mi ricordo se le avevo già comprate e non mi ricordo come mi ero trovata. Se sono quelle che sto usando tutti i giorni, da un periodo a sta parte, mi piacciono. Oddio, questa c'ha una macchia, spero sia macchiata d'arancione perché sennò sembra tipo muffetta. E niente, c'ho un paio di spugnette a casa, sicuramente scrause perché vi dico la verità, non ci ho mai speso tanti soldi per spugnette perché boh, la trovo una spesa inutile. Quindi non è che sono andata mai a pagare una spugna 16 euro, parliamoci chiaro. C'ho delle spugne tipo, mi sa, che sono tipo queste arancioni, di sta taglia, ce n'ho proprio due. Mi trovo da Dio, cioè, raga, le spugne della mia vita, ma non mi ricordo dove ho prese, sono prese su AliExpress, da H&M, da Primark, vi giuro, non mi ricordo. Vabbè, nel dubbio, ho prese, se so quelle, vo farò sapere, cioè, hashtag la mia vita. Poi, arriviamo agli sgocci. Oh, mia madre si era presa tipo le bananine, quelle di frutta secca, 1,50 euro, non vedrà l'ora di mangiarle. Una vestaglia per mia sorella Giada. Questa volta sono stata una zia cattiva, non ho pensato ai nipoti. Ho preso questa qua di Stitch, pagata 7 euro. Gli sarà un po' grossa, però sicuramente di lunghezza gli sarà, che mia sorella Giada è una pennellona alta alta, mentre mia sorella Deborah è più bassa di me. Allora, potrei rubargliela. Oh, no, non gliela ruberò. Poi, anzi, vi faccio vedere prima questa. Mi sono presa una canottiera verde fluo. Chissà come sta con i capelli neri e il fluo. Voi che dite? Da mettere con le mie solite gonnelline estive, che mi piacciono un sacco. Dovrei comprare una scarpetta che c'ha un po' di fluo, di verde fluo. Sicuramente una borsa nel mio armadio c'è, quello è poco ma sicuro. Poi ho comprato questa tutina. Io, regà, per le tette ho preso la taglia più grossa, ma vi giuro, non ve so di se m'entra. È una tutina di quelle là che hanno, insomma, la cucitura, quindi non è elastica. E non so se ho preso bene le misure. La taglia è una 48. Oddio, ero convinta di aver preso una 44, in realtà è una 48, quindi penso proprio che m'entra. Beh, sì, m'entra. Decisamente, forse anche un po' grande. Vabbè, è una tutina intera col pantalone così. Non amo le tutine col pantalone, però mi piaceva un sacco il fatto che c'aveva questi puntini e che c'aveva sto verde un po' neon qua. E niente, l'ho pagata 16 euro e penso sia il pezzo più costoso che ho preso. Sì. E poi arriviamo a due pezzi top. Allora, il mio pezzo preferito rimane il pigiamino di Barbie e le ciabatte che vi sto per far vedere, però c'è anche figa questa, che è la tazza di Barbie ed era l'ultima. L'ho pagata 5 euro e l'ho trovata così per caso, stavo camminando, mi guardavo intorno furtiva, faccio così e l'ho presa, mi sono fiondata tipo così. L'ho presa, raga. L'ho presa. Mi sono sentita tipo I love shopping quando si litigano in stivali, uguale. Allora, big hair, don't care, Barbie. Perché polverosa? Vabbè, c'è scritto questo: big hair, don't care, là. E la testa di Barbie, cioè, la mia vita. Pure così. Ciao, sì. Ah, sono bionda dentro. Mi sono fatta mora per depistare. Va bene, basta. Anche se sono bionda.
Anche se sono bionda dentro. Anche se sono mora fuori, sono bionda dentro. E poi le ciabatte della vita, regà, sempre il modello di quelle di prima, però, con una particolarità in più. Cioè, io non so se rendo, non so se luccicano abbastanza dal video, cioè, so, con i brillantini boreali olografici e qua c'hanno la riga del brillantino, cioè, poi sono rosa, la mia vita. Cioè, queste, se avete visto il tour del bagno, ce l'ho vicino allo sgabello bianche, però questi sono color argento, quindi color del brillantino normale, qua non hanno le righe. Cioè, raga, la mia vita, io l'ho visto e ho fatto così. E l'ho pagate 8 euro. Niente, questi erano i miei acquisti fatti da Primark. Fatemi sapere, come sempre, qual è stato il vostro pezzo preferito. Io, cioè, su sto video ho fatto un casino che parole, ma in realtà questa è la mia vita. Cioè, fino a qualche anno fa registravo video proprio così, sparata, tu. E poi, da un anno a sta parte, inizi a far fuia, certe volte tu fai video, non so perché tu chiedete, certe volte tu rifai video tipo 2-3 volte, perché dico, oddio, che gaffa allucinanti. Questa volta ve lo lascio così, spontaneo, e da epic fail, perché parlavo sei chiaro, è stato un epic fail, soprattutto all'inizio dove iniziate a sbiascicare delle parole così a buffo. Va bene, se siete arrivati fino a questo punto del video, lasciate questo emoticon qua. Non vi dico che cos'è perché ci devo pensare, però io saprò che avete visto tutto il video. Fatemi sapere appunto nei commenti qual è stato il vostro pezzo preferito di tutti quelli che ho comprato. E magari se avete visto qualche video haul in giro, che sia mio, di altre ragazze, in generale, qual è una cosa che vorreste comprarvi da Primark. Dico che vorreste perché do per scontato che non l'avete comprata, perché nella maggior parte dei posti Primark non c'è. E vi rispondo al fatto che mi chiedete sempre: mia, dove sta Primark a Roma? Primark a Roma non ci sta! Non ci sta, ci sta a Firenze, vicino Firenze, vicino Milano, Brescia e Verona. Poi se ce ne sta qualcun altro, non lo so, scrivetemelo qua sotto. Io vi mando un grandissimo bacio, spero di avervi tenuto compagnia, rimanete sintonizzati sul canale perché presto ci sarà la notizia che voglio condividere con voi, e molto presto ci sarà un video dove apro una mystery box a tema trucco, che io ho là tipo da un po' dei giorni che dico, oddio, la devo aprire. Dalla descrizione promette bene, dal pacchetto non lo so, quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo prossimamente. Ciao, vi voglio bene pure a voi, ciao.